Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Mi state vedendo, vero? Ho fatto un po' di casino, dovrei esserci, fatemi fare un check. Ci sono. Ben ritrovati quindi al nostro secondo appuntamento live anticipato. Come mai, cos'è successo? Ma in realtà niente, non è successo niente di particolare. Ecco, ho aperto la schermata podcast, scusate, la chiudo, ecco, se no fa casino. Vi dicevo, ho anticipato il live, qualcuno magari se lo aspettava domani, qualcuno dice ma cosa ci fa live oggi, al giovedì e non al venerdì. La risposta è che domani è il mio ultimo giorno lavorativo da dipendente nell'azienda dove lavoro ora, perché finalmente mi dedicherò al 100% a questo fantastico mondo che sono le cripto. Sono gasato ai massimi, non avete veramente idea, e in sostanza domani i miei futuri ex colleghi mi prenderanno in ostaggio fino alle 18, perché poi ovviamente non si può più, ma credo che sarà una giornata molto impegnativa e quindi non lo so se avrò le forze fisiche e psichiche per essere live dopo. Nel dubbio, visto che insomma ci tenevo a fare il nostro appuntamento live e visto che martedì scorso eravamo live ma con l'ospite BlockFi e quindi non abbiamo parlato di grafici, non abbiamo visto il mercato, ho detto nel dubbio il live facciamolo oggi, così domani succeda quello che succede non ci perdiamo nulla, non ci siamo persi l'analisi settimanale, anche perché è un momento interessante per Bitcoin, quindi vale la pena fare un po' di recap, andare a vedere un po' come sta andando il mercato, quello che sta accadendo, che posizioni si può prendere, insomma fare un paio di considerazioni interessanti in un momento storico che è veramente caldo come questo. Caldo da tutti i punti di vista, perché innanzitutto lato fondamentali stiamo vedendo una cosa pazzesca, il fatto che le istituzioni si stanno buttando dentro fino al collo a Bitcoin, ci sono sempre più fondi di investimento, sempre più banche, sempre più servizi finanziari che si buttano in Bitcoin, acquistano Bitcoin nella loro tesoreria, li includono nei loro fondi, negli strumenti che offrono alla clientela. È una cosa pazzesca se ci pensate, perché fino a poco tempo fa queste stesse persone rinnegavano Bitcoin chiamandolo un giochino, un qualcosa di folle, un investimento senza senso. Guardate come ha cambiato faccia ad esempio PayPal stesso, che prima il CEO di PayPal diceva che Bitcoin era una fuffa in sostanza. Lo stesso vale per JP Morgan, che poi ha cambiato idea, ha fatto un'inversione a U completa sotto il punto di vista della sua visione di Bitcoin. E quindi questo è pazzesco se ci pensate, perché stiamo veramente facendo dei passi avanti da gigante a una velocità incredibile, perché a noi sembra che sia passata una vita, ma ricordatevi che 3 anni fa era il 2017 quando io ho iniziato ad approcciare questo mondo, e mi ricordo bene qual era il sentiment nei confronti di Bitcoin e delle criptovalute. Era una forma di ostracismo, secondo me, un volerlo veramente rinnegare, rinchiudere, ostacolare in tutte le maniere possibili, etichettandolo come un niente, un qualcosa di destinato a morire lì. E guardate dove caspita siamo arrivati adesso, è veramente pazzesco, è un mondo velocissimo. E lato tecnico, quindi nel senso proprio di grafico, guardando i grafici, guardando il mercato, è un momento pazzesco anche in questo senso, perché abbiamo rotto un massimo che è il massimo annuale, stiamo spingendo in una maniera incredibile, siamo vicini ai 14.000, che è lo scorso top assoluto degli anni precedenti, è l'ultimo top che ci separa dagli all time highs, quindi non lo so, se c'è da essere bullish forse questo è un momento in cui vale la pena esserlo. Stanno succedendo un sacco di cose interessanti, vi ho portato, adesso sto guardando le tabs di che cosa vi scillo di bello oggi, vi scillo un po' FTX, che non so se avete letto la notizia, vuole introdurre il trading delle azioni sull'exchange FTX direttamente in cripto in maniera regolamentata. Attenzione, non si parla di cose un po' fuffose, casino, è regolamentato in partnership con delle istituzioni finanziarie, dei servizi finanziari, tra poco ne parliamo. Poi volevo spendere due parole su un discorso che abbiamo lasciato forse a metà, ovvero il discorso della carta di crypto.com, che
Vi avevo buttato lì l'ultima volta che mi ero interessato per due motivi, perché adesso aumentano i requisiti di staking, in seconda battuta il token CRO è dumpato e quindi alla fine mi sono buttato, ho fatto anch'io, sono l'ultimo arrivato probabilmente, perché vi ricordo, adesso non ce l'ho qui a portata di mano, ma io avevo la mia mitica Barbon Blu e ho fatto un upgrade, tra poco vi mostro a quale e il motivo che mi ha spinto a scegliere quella, perché appunto CRO è dumpato e comunque io credo nell'attività dell'azienda, non credo di sicuro che chiuderà, è un servizio interessante, quindi ho detto ma sì, è il momento giusto. E infine vi scillo di nuovo la promo Halloween di BlockFi in poco tempo, perché ve l'ho già scillata fino al vomito, e quindi facciamo giusto un reminder perché tra pochi giorni termina. Però come al solito si parte dalle vostre domande, quindi vi voglio sul pezzissimo, vi voglio carichi come non mai, perché dovete partecipare a questi live. Io ve lo dico sempre, partecipate, fate domande, usate la chat, date voi una direzione e un senso a queste dirette chiedendo cose, e poi io vi rispondo e da lì magari escono tematiche interessanti che esulano anche dai grafici. Non vi preoccupate, qualsiasi domanda è ben accetta e anzi molto molto gradita. A proposito di shilling, adesso spero che funzioni, vi volevo far vedere anche Telegram, dunque il mio canale Telegram. Adesso non so se voi mi seguite anche lì, immagino di sì, perché di solito è il canale che utilizzo per dare le comunicazioni, ma ve lo scillo in due secondi perché vi consiglio insomma di entrare se non ci siete. È tutto completamente gratuito, quindi non spaventatevi, non c'è un premium pro robe del genere, è tutto gratuito per tutti, e qua dentro io vado a condividere tutte le mie posizioni, tra cui le ultime dove sono quelle sulle altcoins che ho chiuso, e vi consiglio di entrare. Ecco, questa è l'ultima, quella su Ethereum, poi ho chiuso anche quella su BNB, insomma le trovate tutte quante, e fondamentalmente vi consiglio di entrare. Per quale motivo? Perché al di là del fatto che non costa nulla, a volte magari ci sono delle novità, delle modifiche di posizioni, di trade miei durante il... cioè tra un live e l'altro, e quindi non facciamo in tempo ad aggiornarci, ecco, e quindi questo mi dispiace. Stavo cercando quella di BNB, ma secondo me ecco era qua, esatto, che dove dicevo che se perdeva questo livello qua io andavo a chiudere la posizione long, ma in ogni caso potete anche andare a fare la ricerca dall'alto BNB, andarlo a cercare eccetera eccetera eccetera, così trovate tutte le mie posizioni su quella cosa, sulla cronologia e tutto quanto. Questo così giusto per incentivarvi a seguirmi anche su Telegram, non vi costa nulla, non c'è nessun tipo di sbattimento ulteriore, è soltanto un feed dove io vi aggiorno su tutto quello che vedo, analisi, trade, posizioni e quant'altro. Sulle altcoins ve l'ho detto, mi sono azzerato dal punto di vista dell'esposizione speculativa, perché la dominance ha ricominciato a galoppare veramente veramente tanto. Secondo me ne avevano già parlato però anche nello scorso live, perché è da un po' che non sono più esposto. In ogni caso la cosa rimane così, di altcoins configurate bene non ce ne sono molte, come potete vedere dai grafici e dal rosso sangue e soprattutto dalla dominance, ripeto, galoppante. Ma tra poco magari ne andiamo a parlare, perché vorrei iniziare, ripeto, dalle vostre domande, poi analizziamo i grafici, quindi fatevi avanti e bombardatemi di domande. Allora parto dall'alto. Buonasera a lei, guai a chi mi dà del lei, che mi fate sentire vecchissimo. Buonasera, ciao ciao ciao, eccoci, grande, ciao grandissimo, buonasera, ciao ragazzi, va, mi gasate un sacco che mi seguite anche quando cambio giorno all'ultimo. Ciao a tutti, ciao Luca, stasera visto il live improvvisato ci sono anch'io, ma grande, mi fa piacere, tu di solito non riesci a seguire il venerdì. Adesso vi ricordo che dalla prossima settimana, che le cose cambieranno, soprattutto per il tempo che avrò a disposizione, magari... cambierò qualcosa nei live. Sapete che vi ho fatto molte domande ultimamente, ve ne faccio ancora un paio e poi ufficializziamo il nuovo format dei live, ci siamo quasi, mi direte cosa ne pensate. Ciao Luke, uè Luca, in live dalla car, grandissimi, anche chi mi segue dalla macchina, magari finita una giornata lavorativa, cosa c'è di meglio di un monologo di un'ora sui grafici, sulle cripto, giusto per addormentarsi al volante di sicuro, grande, numero uno. Ciao Luca, grande
live con BlockFi. Complimenti e grazie per le notizie che ci dai in anteprima. Tipo quella di oggi di FTX, che è una bomba, è veramente una bomba atomica. Io, da utilizzatore di FTX, seguo tutti i loro canali social, in primis Twitter, ed è da lì che l'ho reperita. Ma è rimbalzata dappertutto un po' quella notizia lì. Adesso ne parliamo. Vi ringrazio a tal proposito, inoltre, approfitto di questo messaggio per dirlo, del feedback molto positivo per il live con ospite Shane di BlockFi. È stato veramente un successo dal mio punto di vista, perché ho appreso tantissime cose. Cioè, io stesso la metà delle domande di Discord le avevo, cioè erano anche dubbi miei, quindi io già avevo predisposto domande mie, ne ho approfittato, e poi anche voi l'avete bombardato di domande. Sono uscite cose interessantissime. Se non avete visto quel live, che è in inglese ma tradotto in tempo reale da me in italiano, italiano-inglese, quindi è una cosa abbastanza oscena, però dai, alla fine ci stava, no? Ditemi che impressione avete avuto, come datemi un voto al mio inglese da 0 a 1, probabilmente, no, scherzo. Al di là di tutto, sono uscite cose interessanti, vi do qualche highlight, per teasarvi un po'. Il fatto che BlockFi farà la sua carta di credito con cashback in Bitcoin, figata assurda, supporterà una stablecoin legata all'euro, altra figata assurda per chi non si vuole esporre magari al dollaro e vuole diversificare dal punto di vista valutario il suo portafoglio, cosa buona e giusta, oserei dire. Aumenteranno a breve l'interesse su Tether oltre il 9% annuo, adesso è dell'8,6, diventerà 9 qualcosa, mi pare. Question, qualcuno mi prende in giro, effettivamente riascoltandomi non si può sentire, another question, mamma mia, imbarazzante, vabbè, devo piacervi così, prendere o lasciare, dai, non si può essere perfetti. E niente, quindi questi sono gli highlights principali. Vi consiglio di darci un occhio, perché si è parlato anche dei rischi, della sicurezza di BlockFi, di quello che fanno loro per garantire alla loro clientela il miglior servizio, insomma, ne vale la pena, dai, è qualche domanda dall'interno, vista dall'interno, da chi ci lavora, e soprattutto perché so che molti di voi, me compreso ovviamente, utilizzano la piattaforma stessa. E quindi niente, adesso andiamo a fare un salto a vedere la notizia di FTX, perché ripeto, ne vale la pena. Allora, non so se avete aperto oggi FTX, e se l'avete fatto vi siete trovati davanti questo teaser, insomma, in pieno stile FTX, con il razzo che va to the moon, che richiama SpaceX ovviamente, che si potrà fare trading su Tesla e altri digital assets, li chiama, su FTX. Alcune stocks, qua si vede Apple, Amazon, Netflix, Facebook e Google. Poi, andando a cercare, ci sono delle notizie, insomma, che dicono, spiegano un po' meglio cosa è accaduto, in particolare questa che è presa da Bloomberg, che racconta che FTX, in collaborazione, in partnership con la financial firm tedesca, quindi il servizio finanziario, il nome, l'azienda che offre servizi finanziari, che si chiama CM Equity AG, e la svizzera Digital Assets AG, sono due aziende che offrono servizi, immagino, un po' cross tra asset digitali e asset tradizionali, penso di tokenizzazione in qualche modo. Offriranno, perché inizierà, attenzione, c'era anche il giorno, da giovedì la registrazione e poco dopo inizierà subito il trading, la possibilità di operare con le modalità ovviamente di FTX, long, short, eccetera, su quelle che si chiamano fractional stocks. Le fractional stocks sono azioni che però non bisogna per forza comprare intere, ok? Sapete che se voi andate ad acquistare azioni di un'azienda, che può essere appunto Netflix, Google, Tesla, eccetera, se volete acquistare l'azione, un'azione è l'unità minima e ha il suo prezzo. Quella di Amazon costa, cos'è adesso, 2000 e qualcosa, andiamo a vedere anche quanto costa l'azione di Amazon, 3000, sparo numeri a caso, ok, non uccidetemi per questo, 3000 passa dollari. Le fractional stocks sono delle frazioni di azione, quindi in sostanza abbattono il limite, la barriera di ingresso di un'azione. E questo ovviamente rende il mercato più liquido e più accessibile ai retail, che magari non vogliono stare a esporsi troppo. Questo
sarà fatto su all'incirca una decina di stocks crypto, quindi dei pair stocks crypto, che ne so, Amazon Bitcoin, figata incredibile, Amazon USDT, USDC, e si potrà appunto fare operare su queste copie sulla piattaforma FTX. Qui parla di alcune stocks come Facebook, Netflix e Tesla, sto leggendo qua, e l'indice SP500, quindi addirittura anche l'indice. E questo, dice, sarà una mossa, un inizio di una mossa volta a semplificare l'accesso al mercato azionario per via delle fractional stocks ed inoltre per fare un po' da ponte tra la liquidità del mercato cripto, che è veramente alta, e il mercato appunto tradizionale, per dare modo quindi agli investitori di uno di entrare anche nell'altro. A me ha esaltato in una maniera incredibile, perché inizierò a fare magari un po' di speculazione non esagerata anche su queste coppie. Sarà curioso seguirle. E il buon vecchio Sam, che se ne inventa sempre una nuova, dice che appunto l'obiettivo è semplificare il trading sulle azioni, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, al di là di quello che dice lui, che ovviamente è di parte, quantomeno perché è il CEO di FTX, a me piace come cosa, perché insomma io uso FTX, mi sono sempre trovato bene. E mi piace l'idea appunto di espandere il parco asset anche al di fuori delle cripto. Quindi niente, se siete interessati, poi io ho fatto dei video su FTX, magari ne farò un, anzi non magari, sicuramente ne farò un altro quando uscirà ufficialmente la possibilità di fare trading su questi asset e così via. A proposito di trading su asset diversi, preparatevi perché tra poco ricomincio anche col Forex, che avrò tempo con l'intraday sul Forex, quindi vediamo come andrà, state sul pezzo. Niente, chiudo questo argomento, non vi ho neanche scillato il referral link di FTX, vabbè, lo trovate nella descrizione dei miei video sul tubo se siete interessati. Continuiamo con le vostre domande, con le vostre questions, anzi. Ciao Luke, io stavo ancora chattando sul live di martedì, aspettando il tuo ritorno per il grafico del pump in diretta. Ma che si fa così? Avete ragione, scusate, perché martedì effettivamente non abbiamo guardato il grafico, forse avrei dovuto preavvertirvi che dopo il live con BlockFi me ne sarei andato. Tra l'altro mi avete raccontato che verso la fine c'è stato qualche problema, immagino, di rete, di connessione, perché io sono sparito e qualcuno di voi mi fa: ma cosa hai fatto? Ti è scattato un alert long che sei scappato via? In realtà no, non sono mai scappato via, infatti sulla differita sul tubo trovate tutto il video integrale, però ogni tanto insomma Twitch mi fa abbastanza sclerare. Vediamo, a proposito, oggi incredibilmente oggi si può scegliere la risoluzione, a volte va così, a volte vi fissa a 1080p, e quindi chi mi guarda da mobile magari con la rete che non prende benissimo s'arrangia, questo è. Buonasera a tutti, ciao Luca, terzo live, grande Luciano, un piacere ritrovarti qui. Ciao Luca, buonasera, ciao Luca, buonasera a tutti, molto alcolica, domani sarà estremamente alcolica secondo me, mamma mia, non ho più l'età tra l'altro. Ciao, concordo, bel video, mi fa veramente piacere, domani ubriaco quindi, a quattro zampe domani, è una giornata da ricordare, incredibile. Ciao ragazzi, vai Luca, le tue dimissioni hanno scatenato un grande pump, eh già, ecco qual è la vera, che altro che PayPal, che cavolate del genere, sono io che mi do al 100% alle cripto, che faccio pompare tutto. Buonasera Luca, bellissima l'intervista inerente a BlockFi e adesso BTC sta salendo, cosa chiedere di più? Niente di niente. Fai un piccolo live del tuo rientro a casa che vediamo in che condizioni arrivi. Ma a parte gli scherzi, io ci avevo pensato, ho detto, ma se riesco a mantenermi perlomeno insomma semi decente, quasi quasi una comparsina la potrei fare, ma scordatevelo, mi sa che non la farò alla fine. Domanda scontata, come funziona e cosa ne pensi di Keeper, il nuovo progetto di Krogny? Ho visto, che follia, che io oggi non ho voluto trattarlo perché non ho approfondito ancora bene, non ho avuto tempo, ho solo visto la FOMO di chi l'ha comprato ciecamente, cosa che non bisogna fare, non bisogna minimamente fare, per non far la fine di Eminence in sostanza.
E che fine ha fatto Eminence? Infatti non se ne è più parlato, che io sappia, penso che sia ancora in sviluppo. Magari è più silenzioso, visti i precedenti, ha detto, sa, aspetta che non facciamo che non lo scillo più di tanto, ecco. E questo stessa cosa adesso, non so bene a che punto è lo sviluppo, scusate, mi sposto un attimo più avanti perché altrimenti mi addormento, aiuto. E dicevo, non so a che punto è lo sviluppo, però non ho ancora approfondito abbastanza dal parlarne, però ovviamente ne parleremo. Spegnici te la FOMO, no, niente FOMO, state tranquilli. Ciao Luca, che dispiacere per i tuoi colleghi perdere una persona come te, ma sei troppo gentile, ma magari loro mi odiano, perché poi sul lavoro uno tira fuori il peggio di sé, no? In realtà, io vi dico la verità, c'era un ambiente molto goliardico in ufficio, a me spiace tantissimo per quello, perché si era creato un clima veramente bello con i colleghi, sembrava di essere compagni di scuola per l'ambiente che c'era, davvero, davvero bello, molto, molto bello, a me spiace per quello, ma sicuramente ci si tiene in contatto. Perché al di là dell'essere colleghi, poi c'è l'amicizia e quello ovviamente rimane, anzi, forse si rafforza anche al di fuori dal lavoro. Gran fortuna per noi averti full time, dai, su quello sono veramente carico perché era il mio sogno da 3 anni e ora è il momento di realizzarlo. In tuo onore, PayPal ha cominciato a utilizzare cripto. Ho visto che oggi l'ho shillato anch'io il primo screenshot, cioè lo screenshot dei primi acquisti che in America è disponibile, però veramente bello, veramente interessante. Oggi scilli Cro e hai voglia se scillo Cro, perché tra l'altro ogni tanto vi passa il link, credo anche il mio referral link, che ormai non si filerà nessuno perché sono l'ultimo arrivato. Già tutti voi avrete crypto.com e vi sarete iscritti col link di qualcun altro e avete fatto bene perché io sono l'ultimo arrivato. Però due parole spendiamole, dai, visto che è uscito l'argomento. Allora, l'ultima volta, se vi ricordate, parlavamo della carta principalmente, che è il servizio più interessante di crypto.com, ma anche la parte di Earn, di cui magari parleremo però più avanti, perché devo ancora capirla al 100%, ma in sostanza la carta per spendere cripto, spendere euro e guadagnare cripto, insomma, per avere il cashback e alcuni servizi, al momento è una di quelle più interessanti, la crypto.com, per i perks, cosiddetti perks, ovvero i vantaggi che offre. In particolare, in base al numero di CRO che si mettono in staking per 180 giorni, quindi per 6 mesi, sono vincolati, da lì in poi si può scegliere se tenerli vincolati e continuare a usufruire dei servizi, oppure svincolarli e perdere buona parte dei servizi perché si ritorna a questo status qua. L'unica cosa che bisogna capire è a cosa sono interessato. Allora, io avevo un grosso dubbio, se vi ricordate, perché adesso ho la mia Barbon Blu, ovvero questa free per 0 CRO. Perché non sono mai stato, cioè io una cosa che non mi piace, che a me non piace, lo sapete, è dover holdare un token volatile per usufruire di un servizio. Allora quasi preferisco pagarlo. In questo caso era la stessa cosa, ho detto, boh, io voglio provarla, la carta l'ho provata, ne ho abusato anche, ve la recensirò dai a sto punto, perché l'ho usata veramente tanto, la free e mi sono trovato da Dio, lo ammetto, mi sono trovato da Dio. Quando sono tornato dalla Sardegna, dalla vacanza, che è lì che ne ho abusato, ho detto, ma caspita, mi sono trovato così bene che quasi quasi faccio un upgrade, solo che CRO era pompatissimo. C'è comunque da holdare almeno una quantità di CRO non indifferente per avere una carta decente e quindi ho detto, boh, c'è la solita storia, faccio, non faccio, faccio, non faccio. Poi sono accadute due cose in contemporanea che mi hanno spinto a farlo. Il primo è il fatto che CRO è dumpato, quindi quello è dumpato quasi del 50% circa. E si sono rese estremamente più cheap queste carte. E inoltre, per mettere un po' di FOMO, il buon crypto.com ha detto: dal 1 novembre in poi moltiplichiamo per 2,5 la necessità, il minimo requisito di CRO da stakeare. Quindi da 1000 diventeranno 2500, da 10k 25k, qua 250k e così via. E allora ho detto: o adesso o mai più, sostanzialmente, perché un'occasione come questa raramente ti ricapita. Ho fatto due conti e
E ho detto, allora, prima cosa, non mi voglio esporre troppo in CRO, perché in questo momento, ve lo dico in maniera molto chiara e trasparente, non longherei CRO nemmeno coi soldi di qualcun altro, perché il grafico è agghiacciante, ok? Guardate che roba abominevole, è probabilmente l'inizio di un downtrend che potrebbe tranquillamente continuare, ok? Vi dico il mio onestissimo parere. Tuttavia, sono interessato al servizio, davvero, mi piace il servizio. Mi piace la carta e tutto quanto. E allora ho detto, ho escluso, ovviamente, vabbè, quella da 1 milione di CRO, perché non è cosa. Il mio dubbio era tra le ICY da 100k e la Jade Green da 10k. Ho fatto due conti, ovvero ho detto, allora, io quanto devo vincolare? In questo caso meno di 800 euro e in questo caso quasi 8k all'incirca. E poi ho detto, dunque, supponiamo che CRO continui a dampare, quanto mi rientra con una e con l'altra in sostanza e mi fa assorbire il possibile dump? Perché ve l'ho detto, io non lo considero come un investimento in CRO. Se io volessi investire in CRO, allora cambierebbe il discorso e magari mi sbilancerei di più. Ma non volendo investire in CRO, io non lo considero come una posizione di investimento, ok? Lo considero come un vincolo, come una spesa, tra virgolette, come un rischio. E quindi... come forse un malus quasi, anche se magari CRO qualcuno mi potrebbe dire, ma perché? Cioè CRO è una coin fantastica, e posso anche essere d'accordo, però nel mio portafoglio non è prevista, e quindi questo è il motivo. Allora, alla fine ve la faccio breve, ho optato per la Jade Green, che ormai, cioè, penso sia la più diffusa in assoluto, perché mi sembra un best buy, mi sembra che il vincolare meno 780 euro, 770 erano quando l'ho fatta, a fronte di un 3% di cashback Spotify e Netflix, in sostanza ti rientra, supponendo di spendere 1000 qualcosa al mese con quella carta lì, tra i 1000 e i 1500, ti rientra il 7% al mese, in sostanza, della somma vincolata. E direi che ci sta, perché comunque, supponendo che CRO dumpi del 7% al mese, tu assorbi il dump stesso. E nel frattempo usufruisci di un servizio interessante. Se poi CRO pompa, tanto meglio, ovviamente. Però il 7% al mese è ottimo. Su quella da 100k CRO il rientro era del 2%, forse neanche. Perché comunque ovviamente si conta il cashback maggiorato, Spotify, Netflix, Prime, io ormai ho l'abbonamento annuale, quindi per un anno non potrei comunque farmelo rimborsare, Expedia non credo di averlo mai usato e di queste tre cose non mi interessano sinceramente, l'Airport Lounge anche quella mi interessa fino a un certo punto, e ci sono, ecco, con la ICY c'era il beneficio del 2% in più sullo staking, su quello che ti rende lo staking stesso, che è il 10% annualizzato per 10k, il 12 per 100k, ma cambia veramente poco. Insomma, per me il best buy è quella da 10k al momento, poi aumenterà, magari nella recensione che farò vi dirò se secondo me ne vale ancora la pena o no, facendo un paio di conti e mostrandovi magari questi conti. Però nel frattempo vi posso dire che io ho fatto l'upgrade finalmente dalla Barbon Blu alla verde, e non vedo l'ora che mi arrivi, sono contento di questa cosa, un servizio che è il momento di iniziare ad utilizzare anch'io, da uscire dall'età della pietra. E basta, questo è quanto riguardo al discorso della crypto.com. Se vi interessa, vi scillo il mio referral link, che so già che non utilizzerà nessuno, l'ho trovato ogni tanto nella chat, e magari ve lo lascio anche in giro per la descrizione dei video d'ora in poi. Vabbè, chiusa la parentesi, andiamo avanti con le domande, ritorniamo su BTC, questo lo chiudiamo, così è un punto fleggato. Allora, dunque, dov'è? Ciao Luke, per motivi di lavoro non riesco a seguirti in diretta, ma oggi mi sono liberato prima. Grande! Una domanda, Nexo paga il 12% di interessi nella loro moneta su Fiat Stablecoin. Che dici? Potrebbe essere interessante o ci esponiamo troppo su Nexo? Allora, io ero rimasto che Nexo.io paga, aspetta, adesso ci arriviamo,
Il 10% se, allora, no, 12% è aumentato forse. Earning Nexo, sì, è vero, esatto. No, io ero rimasto che allo step primo, ovvero che era il 10% se si detengono almeno un tot di Nexo. Il guadagnare in Nexo, allora, ti dico la verità, non lo farei. Per quale motivo? Perché, come dici tu, ci si espone in Nexo. Magari è il momento di rifare un video dove aggiorniamo un po' le cose su Nexo, e lo faremo, visto che me ne segnalate così tante. Io rimango sul servizio tradizionale, ovvero il depositare l'euro, per me euro, perché lo uso per... hanno aumentato i tassi da poco, ecco, grazie. Volevo dire, io lo utilizzo per depositare euro, per essere esposto anche su euro oltre che sul dollaro e ottenere la rendita, senza holdare nessun token Nexo, e mi faccio pagare nella coin stessa, perché non mi ispira granché che il discorso dell'espormi in Nexo, che è estremamente volatile. Il tuo ref per crypto.com è utilizzabile anche dopo l'iscrizione? Purtroppo no, quanto io sappia, che io sappia, a meno che non fai iscrivere nonno, trisavolo, zio, zia, cugino, però no, è all'iscrizione. Quando Ether finalmente diventerà POS, per me la maggior parte dei miner passeranno a BTC. Prospettiva hash rate bullish. Effettivamente potrebbe essere, anche se Ether non sono un non ho molta conoscenza nel mining, ma se non erro Ether si mina con le GPU o con altri, cioè un altro algoritmo, no? Non c'è l'SHA256, no, com'è che si chiama? Sì, SHA256. Mi pareva che uno fosse con le GPU e poi non so se adesso ci sono ASIC sia per uno che per l'altro, però mi pare che l'hardware non sia compatibile, l'hardware di Ethereum con Bitcoin, se non erro. Su Nexo posso mettere euro direttamente con bonifico bancario? La risposta è sì, ed è la cosa più comoda. Ciao Luca, finalmente riesco a seguirti di nuovo in diretta. Manuele, ben ritrovato, è un piacere. Buonasera e buon ultimo giorno di lavoro. Ebbene sì, domani sarà l'ultimo giorno. FTX top con la mossa delle azioni, assolutamente top. Esiste la possibilità di far diventare anche BTC un POS? Ma guarda, non credo che sia previsto, sinceramente, perché ne cambierebbe completamente i connotati. La struttura di BTC è basata molto sulla sicurezza e quindi... non credo che sia appunto nei loro progetti. Ciao Luca, CoinLoan lo hai recensito? Lo conosci? Non lo conosco. Allora, CoinLoan, vediamo. Crypto Lending Platform, tanto per cambiare, l'avrei potuto capire. Non la conosco, guarda, me la vado ad approfondire, dai, non la conosco. La vado ad approfondire, è un'altra 10.3%, un'altra piattaforma di rendita passiva, non so, non la conosco, non dico niente, facciamo così, non voglio dare una prima impressione che poi magari è sbagliata. Allora, ciao Luca, ti sento veramente gasato per l'inizio di questa nuova avventura, domani ti divertirai. Caspita, sono di un gasato che non potete capire, e domani sì, mi divertirò, mi sa, magari non me lo ricordo, ma mi divertirò. Non bevete che fa male. Come entrare in questa fase di BTC? Aspettiamo o consiglio un prezzo di entrata? Io non sono scettico ad entrare. Allora, io non posso consigliare nessun prezzo di entrata né che cosa fare, ma vi dirò che cosa farò io tra poco. E quindi state sul pezzo che tra un 10 minuti parliamo di grafici. Io mi spiace, non la prendo, mi piace la Binance Card, io le provo entrambe, anche la Binance Card prenderò, anche perché ho i miei BNB, però le volevo provare entrambe, insomma mi gustava volerla provare, ho detto ma sì, poi giusto anche per collezionismo, a dirvi la verità, ero un po' incuriosito, poi la Binance Card deve tutto in divenire, quindi io nel frattempo voglio avere la mia carta. Pump in diretta? Che succede qua? Che succede? Stai buono Bitcoin, eh? Stai buono. Adesso faccio la gufata. Hashtag pump in diretta. Vediamo se anche oggi non funziona. Vediamo. Allora, torniamo seri. Allora, la IEO di Atari non conosco, dov'è? C'era una... su Binance forse?
Aspetta, fammi vedere se è quella su Binance. Fammi un po' vedere. No, Axie Infinity, che è quella di... No, non c'entra con Atari, sì. Perché sapevo che c'era una nuova IO su Binance, però... Non ho approfondito, vi dico la verità. Ultimamente sono un po' lento a fare cose, però appunto ho bisogno di tempo. Ecco, no, questa cosa ve la volevo shillare perché su Binance fino al 31 ottobre, vabbè, ancora per poco, però si può acquistare coin a zero fees con la carta di credito debito Visa. Quindi non lo so, se qualcuno vuol fare un acquisto con la carta è il momento. Torniamo a noi, pump in diretta, pump in diretta. Ciao Luca, utilizzi un'applicazione per tenere traccia del tuo portfolio? Se si sincronizzi automaticamente le transazioni da wallet ed exchange o le inserisci manualmente, vorrei tracciare il costo di acquisto medio e il profitto per ciascuna moneta. Ho provato Delta e tante altre app, ma in tutte quelle provate non sono soddisfatto della sincronizzazione automatica, bug, informazioni inesatte, eccetera. Grazie. Allora, io ti dico, sinceramente io utilizzo le varie applicazioni per gli hardware wallet. Ad esempio ho il mio Ledger, il mio Trezor che è la Giù, adesso ho aggiunto recentemente il Kobo, ve li ho recensiti tutti alla fine. E in sostanza no, non tengo traccia. Se sono gli holding, non mi sto a fare troppe seghe mentali, a dire la verità, sul valore, quanto è cambiato, quanto non è cambiato. Per quanto riguarda invece la parte in rendita, ovviamente utilizzo le piattaforme dove la metto a rendita per vedere il guadagno realizzato e me li segno mese dopo mese su un file Excel. Quindi ogni mese faccio un po' di contabilità sul mese passato, in sostanza. Lo stesso vale per i trade. In realtà sui trade io vado a inserire operazione dopo operazione sul mio trading journal il risultato, l'evoluzione, eccetera. E anche lì ogni mese vado a tirare un po' di somme e vedere cosa succede, cioè quanto ho realizzato, quanto ho perso e così via. Quindi è una cosa fatta un po' a mano, però mi dà, non lo so, a parte che non mi piace l'idea di mettere tutti i miei address su qualche applicazione, non lo so, ti dico la verità, preferisco fare da me. Magari aspetto Nexo Card, bella Nexo Card anche quella, interessante, anche quella di BlockFi, la sarà. Che la promo di Crow termina il giorno prima delle elezioni USA, cosa ne pensi? Puro caso, ma secondo me la promo di Crow è come per dire, per mettere un po' di FOMO, ecco, per dire, sa, dai, comprate sto Crow che sennò ci dampa troppo. Ciao Luca, dici che vale la pena vincolare circa 800 euro per la Jade di Crow invece della Ruby? Secondo te i benefici che dà la carta sono maggiori rispetto al rischio che dampi Crow? Ovviamente non hai la sfera di cristallo. Inoltre con la Ruby danno il 10% sui Crow bloccati. Allora, ecco, la risposta dell'ultima è no, cioè non danno il 10% sui Crow, ma lo iniziano a dare dalla Jade in poi, quindi dai 10K vincolati in su di Crow. Io ti dico, ho pensato anche al discorso della Ruby, però facendo due conti non hai Netflix e Spotify, che sono quei... è poco, sono 20 e qualcosa, 21 euro al mese. Però se tu li vai a rapportare, insomma, al controvalore che vincoli, sicuramente, cioè, ve l'ho detto, il 7% al mese. Sulla Jade hai soltanto il cashback, che ovvio tu dici vincoli 80 euro, è come non averlo fatto, chiudi gli occhi e basta. Però dipende, Spotify c'è anche con la Ruby, no? Interessante. Allora, Ruby, Spotify su Ruby c'è, avevo visto male. No, beh, allora anche la Ruby non dico il best buy, però quasi, in sostanza è un passettino indietro che non ti dà. Ecco, un'altra cosa che mi interessava era avere il tasso un po' maggiorato sì, Learn si chiama la piattaforma di rendita passiva di Crow, di Crypto.com, perché pensavo di diversificare qualcosina anche lì, ecco, in ottica futura. E quindi quella c'è dai 10K in su sempre. Allora ho detto, ma sì, alla fine non è una somma esagerata comunque, che anche se li vincoli lì in cripto non ti cambia niente. Sul dump assorbi un dump del 7% al mese, quindi, cioè, oddio, potrebbe dumpare sotto zero. La tua anche il launch pass, sì, di quello sinceramente me ne frega poco. Beh, la Ruby di voto 10 comunque, dipende, se non volete usare Earn forse la Ruby è ancora di più un best buy. E io ve l'ho detto, ho fatto un po' di conti e ho detto, ma sì, la Jade alla fine mi convince. Ero tentato dalla ICY, ma ho detto no, quella è un po' troppo, mi espone un po' troppo.
Quindi tutte e due sono ottime, dipende da quanto ti puoi permettere di vincolare in sostanza. E tra l'altro, ecco, con Referral ti ridanno indietro anche 50 euro, quindi la Ruby praticamente manco la paghi ormai, qualcosa del genere. Seguo Telegram, ci sono, molto utile, grazie. Benissimo, numero 1. Luke, ho sempre troppa FOMO anche dopo aver studiato trading consapevole. C'è un modo per fare invece un piano di investimenti anziché trading, qualcosa step by step per dummy come me? Guarda, sì, cioè nel senso, che dire, basta, l'investimento è diverso dal trading perché non dovrebbe contemplare la FOMO, l'investimento dovrebbe seguire regole ferree e semplici per definizione. La differenza di tra investimento e trading, una delle differenze, è proprio quella, secondo me. Un piano di investimento fatto bene tra le sue caratteristiche ha la semplicità. Perché se un piano di investimento tu dici se c'è questo segnale, più quest'altro, più questa situazione, più sui time frame o il trend, mica trend, allora acquisto col pack, altrimenti no, troppo difficile, ok? Deve essere semplice, è un investimento. E c'è il concetto di ribilanciamento, per quanto mi riguarda. Questi due sono i due concetti che differenziano investimento da trading. Poi anche l'investimento è, per me, per quanto mi riguarda, è suddiviso tra un investimento, chiamiamolo previdenziale, ovvero a lunghissimo termine, 35-40 anni, tra i 30 e i 40 anni facciamo, e un investimento più a breve-medio termine, relativo, parlo comunque almeno di un 5 anni, si parla, che è invece il portafoglio che è un po' più esposto in termini di rischio, diciamo questo. Per quanto mi riguarda, ad esempio, il portafoglio che vi ho mostrato, quello suddiviso, no, con le crypto, il trading, negli ultimi video, è il mio portafoglio di investimento. Quello previdenziale è diverso e magari ne parliamo a parte. Il classico, no? Mettere da parte una piccola somma ogni mese ed avere lì da far maturare su strumenti a basso rischio, eccetera, eccetera. Se ne può parlare anche di quello, però l'investimento è quello un po' più interessante, forse, perché è più dinamico e anche quello deve prevedere una diversificazione di portafoglio. Magari un ingresso a piano d'accumulo e poi una gestione periodica, mensile o trimestrale, di ridistribuzione del bene, del valore tra i diversi comparti, tra cui ci deve essere anche cash, perché magari c'è un periodo che vuoi più liquidità, per periodo storico di un certo tipo, insomma, ci sta a fare ragionamenti di questo tipo. Io sto aspettando la Ruby da 2 mesi e io l'ho chiesta oggi, mi hanno detto che ci vorrà un po' di tempo per averla. Non mi hanno neanche detto quanto. Vorrei anch'io dedicarmi solo alle cripto, non solo come investitore, ma anche ricoprendo una professione. Ho già fatto un master in blockchain management. È interessante, bello, dove l'hai fatto? Quali consigli potresti dare a chi ha questo obiettivo? Guarda, io ti dico, tu vai a vedere, anche parlando con BlockFi, è uscito che loro stanno cercando delle persone in Italia per lavorare con loro. Il mio consiglio è cercare di vedere posizioni aperte sulle piattaforme più famose, magari o meno, dipende un po' da dove si vuole andare a parare, e farsi un po' di esperienza, banalmente. Io credo che ci sia un grosso vantaggio ad andare a cercare un lavoro in questo ambito, perché, insomma, è, come dire, un qualcosa ancora di piccolo che crescerà perché noi ci crediamo, e quindi andare a maturare delle skill in questo ambito potrebbe pagare davvero bene in futuro. Cercare posizioni aperte, ce ne sono veramente, veramente tante. Ciao Luca, buonasera a tutti. Ciao Luca, cosa ne pensi di Harvest Finance con Token Farm? E ho visto che è stato prosciugato recentemente Harvest Finance, no? Ho visto su Twitter che è stato bucato lo smart contract. Attenzione con la DeFi non mainstream, diciamo. Sono in attesa anch'io della Nexo Card. Per ricaricarla con Fiat si può fare solo tramite bonifico, ma in realtà ci sono anche le stable coins, però sì, con Fiat Euro sì, solo bonifico. Secondo me non è propriamente giusto guardare i grafici delle alt contro BTC. Alcune hanno delle rendite passive, POS per esempio, che non si possono non tenere in considerazione guardando i grafici contro USD. Guarda, ti dico la verità, dipende, perché se tu lo guardi, il discorso delle rendite passive, cioè,
È secondo me già prezzato dentro ai grafici delle azioni, delle coin. Se tu sei interessato al trading, secondo me non ti deve interessare il discorso della rendita passiva. Quella ti interessa se tu stai facendo un investimento, ma allora a quel punto lì non stai neanche troppo a guardare il grafico, se non proprio il macro dall'altissimo. E allora lì ti posso dar ragione sul discorso che vale di più la pena guardarlo in Tether, in Stable, in Fiat, rispetto che in Bitcoin. Però per quanto riguarda il trading, io lo guardo in Bitcoin perché è un mercato che si è dimostrato più veritiero sotto diversi aspetti, in particolare il fatto di prezzare l'andamento del Bitcoin, cioè a parte, nel senso non è influenzato dall'andamento di Bitcoin, cosa che invece accade sul grafico in USDT. Magari ti sembra che salga, in realtà sale perché è salito Bitcoin e contro Bitcoin ha performato male. Per quello che mi riguarda, visto che io faccio trading con la mia porzione in Bitcoin, di Bitcoin, preferisco essere esposto in Bitcoin se Bitcoin va meglio del alt e viceversa nell'alt se essa performa meglio di BTC. Questo è un po' il mio discorso. Per la rendita passiva è già prezzata un po' nel grafico riguardo al prezzo stesso, è un po' come dire con le azioni, no? Quando danno un dividendo, il dividendo in un certo modo viene prezzato nel grafico, okay? Il mercato lo prezza ovviamente, e quindi questa è un po' la mia idea. Dove siamo qua? Eccolo, ho una domanda sul tuo portafoglio, dimmi tutto. Se non ricordo male, tieni 60% della tua liquidità su SeFi in Stable. Come mai non fai lo stesso anche con BTC e tieni solo il 20% su SeFi? Hai paura di qualche rischio in particolare? Allora, non ricordo le percentuali esatte, tuttavia il BTC lo tengo meno su depositi su SeFi, perché lo utilizzo in parte per il trading e poi preferisco detenerlo su hardware wallet per anche un discorso un po' di diversificazione del rischio, cioè io guardo quanto sono esposto sulle piattaforme SeFi come tra virgolette netto del portafoglio, cioè cerco di limitare l'esposizione per motivi di rischio, perché altrimenti ovviamente uno mi dice tanto vale che ci metti tutto, ok, anche la liquidità, perché non ce la metti tutta sulle piattaforme SeFi per tenerla ferma lì. Verissimo, osservazione ottima, però un concetto, un discorso di rischio questo, quindi ho cercato di quantificare la percentuale da mettere da una parte e dall'altra anche per andare a diversificare il rischio, minimizzare il rischio, questo è un po' il motivo. Appena abbonato, continua così, grandissimo, mi fa veramente piacere, e grazie a chi come te si abbona qua su Twitch. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente, quindi se avete la IC White di Crypto.com che vi regala Amazon Prime, potete fare Twitch Prime e abbonarvi gratuitamente al mio canale, e se lo fate, al di là dell'IC White, ovviamente Amazon Prime ormai penso ce l'abbiamo tutti, se lo fate vi ringrazio, perché per voi è a costo zero, dovete farlo ogni mese, ricordatevi, perché non ve lo rinnova automaticamente. Questo è l'unico contro di abbonarsi con Twitch Prime, però è un come si chiama, una piccola donazione che mi viene accreditata appunto per voi a costo zero, grazie. Ciao Luke, ma il bonus di Bybit circa 6 giorni fa ho versato poco più di 0,1 BTC, ma ancora nessun coupon. Allora, controlla in My Assets, il bonus dovrebbe essere cioè è attivo fino al 31, quindi sei stato sicuramente in tempo, viene accreditato a mano da chi verifica, insomma, ogni 5 giorni mi pare che mi avessero detto, e quindi dai un'occhiata magari se te l'hanno già accreditato, altrimenti dovrebbe arrivare, non è nei coupon, attenzione, in My Assets se tu guardi ci dovrebbe essere scritto bonus in arancione, se non ricordo male, nel controvalore dei tuoi asset. Io questa settimana ho fatto la carta Ruby Steel, bravo, buona scelta, ottima scelta. Buonasera, appena tornato dall'università e pronto a seguirti, grande, cosa studi di bello? Per favore metti come orario le 21, così ti seguo quando torno dal lavoro per bene. E guarda, il problema è ve l'ho detto, il fatto l'avere una vita, perché a me piacerebbe farlo all'orario che preferite, però il problema è proprio quello, che altrimenti non ho più una vita. Se anche alle 21, già adesso sarà un lavoro, quindi fondamentalmente mattina e pomeriggio buona parte li dedicherò a questo, se mi ci metto pure la sera do giù da matto. Ciao Luca, con la dominance quando è, se arriverà al 64% sbattendo contro una resistenza molto forte, come si comporterà BTC? Ottimo,
Ottima domanda, adesso tra poco ci guardiamo. Leggo le ultime due o tre domande, poi giriamo e guardiamo i grafici a tal proposito. Ciao Luca, grande la diretta su BlockFi, grazie, un piacere che vi sia, che l'abbiate apprezzata. FTX permetterà di portare sulla sua piattaforma le azioni acquistate su altri broker tipo DeGiro? Non credo proprio, no, perché credo che sia una tokenizzazione delle azioni, una cosa sua interna, non credo che si potranno spostare altrove. Oddio, magari sono degli ERC20, quindi potrei metterteli sul ledger, però non credo, a dire la verità. Live BlockFi bellissima e utile, grazie, veramente piacevole sentire questo feedback positivo. Riusciresti a organizzare un'intervista con qualche competitor come Nexo? Sarebbe bello, sai, ma adesso ne organizzerò molte di più di queste interviste qui, perché insomma è utile, credo, anche per voi che mi seguite. Ciao Luca, novità anche da Nexo, esatto, l'interesse nella loro coin fino al 12%, ottimo, ottimo, me l'avete detto, però ve l'ho detto, io non mi, anche su Celsius, che si può da sempre, io non l'ho mai richiesta in sell, quindi è così, io non voglio espormi nella coin, devo rimanere fedele al mio piano e non farmi tentare dai guadagni più alti. Ciao Luca, posso aggiungere il tuo referral link al mio account Binance? Allora, il mio referral link di Binance, che è quello che dà il 20% di sconto sulle fees per sempre, si può utilizzare solo in fase di iscrizione. E lo stesso quello di Binance Futures, che dà il 10% di sconto, non per sempre in quel caso lì, mi sa, non so se per 2 mesi o vabbè, e quello si può usare anche quello all'apertura dell'account Futures, mi dispiace, però se si è già iscritti purtroppo quel profilo, quell'account non potrà usufruirne. Ciao a tutti, oggi finalmente dal vivo, grande, 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 balzo del gatto morto prima del lockdown, ma guarda, ti dico, di che cosa, di Bitcoin, mi sembra che di gatto morto non ne abbia molta intenzione, è più vivo che mai, anzi, figata pazzesca, sono gasatissimo di comprare Tesla con Bitcoin, o di shortarla, qualcuno giustamente dice. FTX ha un token? Sì, FTT, il token FTT che fa parte del mio piano d'accumulo da tempo, se vi ricordate. E ci ho fatto anche un video, quindi tu magari vallo a cercare perché ne vale la pena. Italian top 10 nei clienti BlockFi, chi è sta gente, soprattutto perché non è subbata? Esatto, bella domanda, è vero, ieri martedì con Shane di BlockFi è saltato fuori che gli italiani sono nella top 10 dei loro clienti, pensate, è veramente bello sapere che l'Italia è molto attiva nel mondo delle cripto, ma è merito anche della community che si è creata, di tutti i creatori di contenuti, anche dei miei colleghi su YouTube, insomma siamo veramente una bella community e sono veramente contento di tutto quello che sta accadendo in Italia nella community crypto. Luca, con un amico Refice abbiamo avuto un'idea, creare NFT che rappresentino le sue creazioni per renderne univoca la proprietà. Sai indirizzarmi su una piattaforma che permetta di creare NFT a tale scopo? Grazie. Allora, io so che c'è Rarible che permette di farlo, aspetta che lo vado a cercare, ma anche Super Rare. Non ti so dire la differenza esatta, sto guardando e poi ve la giro anche a voi. Dunque, attività. Perché non so se su Super Rare si può anche fare la creazione dell'NFT. Su Rarible sono certo che si può fare, però di Rarible dei ragazzi della community della Crypto Arte mi hanno detto che ci sono un po' di, c'è un po' di contraffazione, insomma potrebbe non essere il migliore. Guarda, ti do un consiglio, facciamo così, entra nel gruppo Telegram italiano sulla criptoarte, che loro non parlano quasi mai di prezzo, e guarda, shillo il link, mi permetto di shillare il link, penso che comunque loro ne siano contenti, aspettate che ve lo copio al volo e lo pubblico qua sulla chat, sto arrivando, ce la facciamo, lo giuro, opla, tac. Eccolo, il gruppo italiano sulla criptoarte, per chi è interessato al tema NFT, al tema collezionismo digitale e tutto ciò che gira intorno a questo ecosistema,
Consiglio di partecipare lì e fare lì le domande, perché ci sono un sacco di protagonisti di questo mondo, tra cui Hakatao, ve ne ho parlato, insomma, il duo di artisti, di cripto artisti, che sono i più famosi in Italia. Benissimo, andiamo avanti. L'approccio sull'azionario di FTX, che mi ha dato un'erezione feroce, ha a che fare con la DeFi? Non credo, credo che sia una cosa loro interna, centralizzata. Ciao Luca, ma posso aggiungere il tuo referral link? No, purtroppo no, abbiamo già risposto. Allora, amici miei, andiamo a vedere un po' di grafici, che ci sta, è il momento. Allora, eccoci qua. Partendo da Bitcoin, io lo tengo, pump in diretta, voglio fare il... un po' di scaramanzia. Allora, che cosa ci riserva Bitcoin? Allora, Bitcoin ha rotto recentemente questo top, questo costrutto di top, diciamo, perché tutta questa area che era diventata, è diventata ancora il mio entry, ok? Al momento è il target di un eventuale ritracciamento. È stata rotta violentissimamente con questa candela, ma secondo me ci eravamo lasciati che era già successo. Dopodiché c'è stato un periodo di lateralizzazione con qualche candelina d'arresto, 1, 2 e 3, insomma un po' di spazzate da una parte e dall'altra. Dopodiché, l'altro ieri, c'è stato un'altra leg up che ha spinto fino ai famigerati quasi 14.000, che adesso vi faccio vedere, adesso andiamo a riprenderlo e farci magari una linea gialla anche lì, è il top scorso. Stiamo parlando del top di giugno 2019, vi ricordate? C'è stata quella fortissima bull run estiva e in sostanza abbiamo toccato i 14k. Al momento questi 14k sono proprio la nostra principale resistenza, è il nemico più forte i 14k e li abbiamo approcciati, sfiorati, perché ci siamo arrivati veramente a un soffio. Poi il giorno dopo c'è stato un altro tentativo, quindi vedete qua abbiamo fatto l'high del giorno prima, il giorno dopo li abbiamo fatto l'higher high tentando magari di avvicinarci, però c'è stata una bombardata di offerta che ha spinto la candela stessa a rientrare nel clusterino definito dalle candele di arresto di cui parlavamo prima, quindi c'è stato il primo sell off. Questa potrebbe essere un'altra candelona di arresto, ma a questo punto c'è molta volatilità, guardate anche i volumi come si sono alzati, c'è turbolenza in questi giorni e la cosa mi piace perché questa turbolenza ha uno sfondo bullish. Per quale motivo? Perché comunque la candela di ieri sì, ha selloffato, ha svenduto, e però ha svenduto senza segni bearish. Cosa vuol dire? Vuol dire che la candela non è stata engulfing. Se vi ricordate, su Telegram avevamo fatto alcune considerazioni, la prima delle quali era di osservare il cosiddetto rapporto engulfing tra le due candele, ovvero l'ampiezza della candela di sell off diviso l'ampiezza della candela inteso come body del giorno precedente. Maggiore è questo rapporto, il che vuol dire candela giorno precedente, candela di sell off, così questo è un engulfing con un rapporto maggiore di 2 addirittura, perché questa è meno della metà della candela di sell off ed è molto bearish. Al contrario, questo è un rapporto 1-1, sì, è bearish, ha un falso break in sostanza, è un movimento assorbito, mentre più ovviamente il rapporto è grande e più è bearish. Al contrario, più il rapporto è piccolo e soprattutto se c'è anche della shadow, e più è bullish. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che l'offerta ha tentato di svendere, ma poi la domanda ha assorbito la svendita. In questo caso c'è stato un low di questa candela che era addirittura engulfing, bearish, però poi la domanda ha assorbito e abbiamo una shadow che equivale più o meno al body della candela. Questo è bello, è un bene, ok? Perché è un segno di offerta assorbita dalla domanda in un contesto già bullish su tutti i time frames, quindi più conferme bullish vediamo e meglio è. Il giorno di oggi, cioè il giorno dopo, è stato un'ulteriore conferma perché c'è stato follow up di domanda, la domanda che ha riportato, sta riportando il prezzo alla chiusura daily e chissà come chiuderà, perché la vedo molto molto carica. Vediamo sull'intraday, guardate, vedete, si è formato un costrutto di doppio bottom con liquidità in domanda, guardate,
guardate queste piccole shadow, e che è stato rotto, e guardate anche i volumi come sono diversi, domanda versus offerta. Ok, ci abbiamo ancora tutta questa domanda da questa offerta che vedete qua sotto da assorbire, però direi che siamo sulla buona strada. Quindi se c'è un'altra bella leg up, un'altra botta rialzista, potremmo vedere un higher high rispetto all'ultimo top, e allora lì innescare una bella reazione a catena che, caspita, ne vedremo delle bellissime secondo me. Quello è il primo scenario, è lo scenario bullish, che in questo istante, in questo momento, è il più probabile, perché abbiamo il cluster laterale qua che è stato violato a rialzo, è stato fatto questo che sembra un bullish retest a sto punto, perché ve l'ho detto, offerta assorbita, follow up di domanda con un secondo bullish retest qua sotto. Queste due shadow hanno formato quello che è un piccolo pool di domanda, perché seppure di durata breve lo è un pool di domanda, e adesso manca giusto la conferma, ovvero il fuoriuscire da questo range creato dalla candela di ieri stessa. La fuoriuscita rialzista implicherebbe anche il breakout del top storico, questo, e quindi sarebbe una roba bestiale, non oso immaginare la turbolenza. Mentre, attenzione ai falsi break a tal proposito, perché se c'è dell'offerta, tanta offerta annidata da queste parti, attenzione ad cioè, non facciamoci prendere dalla FOMO del tipo che non appena rompe qua inizia a volare verso l'alto di buttarci all'interno, perché è un errore grossissimo. Quelli, i livelli così palesi come i 14K, che è un livello estremamente palese, sono anche i livelli più a rischio di falso break, quindi bisogna fare estrema attenzione, non avere fretta. Se si è investito, tanto dovremmo aver capito, quello che ormai è il mio mantra che cerco di trasmettere è questo: se siamo investitori non dobbiamo fare ragionare da trader, ovvero cercare l'istante perfetto per entrare, perché l'investitore non ragiona su quello, ma ragiona su un tempo più lungo. Il tempo lungo è una delle condizioni necessarie affinché un investimento risulti profittevole. Il banale investimento sul mercato azionario non è vero, il mercato azionario oscilla, fluttua, è volatile, ma più, e lo dice la statistica questa, non io, più l'intervallo di tempo considerato è lungo e più è alto il profitto che si ottiene. Storicamente è sempre stato così. Quindi l'investitore non ragiona sul setup, non ragiona sull'istante, ragiona sul lungo periodo e sul valore dell'asset, mentre il trader chiaramente ragiona sul setup, ma non vuol dire fiondarsi alla cieca non appena pompa o rompe una resistenza, a meno che non sia un vostro setup. Esistono anche i breakout trader, però l'esperienza mi dice che i trade su breakout immediati non sono poi così profittevoli, proprio a causa dell'enorme quantità di falsi break. In sostanza potrebbe non convenire entrare subito a rottura della resistenza, ma potrebbe convenire attendere magari un po' di consolidamento, oppure attendere un eventuale storm e retest, ok? Magari non avviene, in quel caso lì non ci importa, perché se siamo trader non ci importa entrare a 10.000, a 15.000, a 2.000 o a $150.000 per Bitcoin, perché a noi interessa il rischio rendimento, interessa un setup profittevole, che lo stop loss sia ben messo e andare a profitto, ovviamente. Quindi questo è il ragionamento da trader. Da investitore ovviamente è ovvio che mi interessa entrare più in basso anziché più in alto, perché è un investimento sul lungo periodo da lasciar correre. Il trade invece per definizione è un investimento su un periodo più stretto, più ravvicinato, e quindi mi interessa che in quella fetta lì, che sia che andiamo, appunto ve l'ho detto, da 10K a 12K, da 2K a 3K, ma anche da 5.000 a 5.100 se lo stop loss è stretto, mi interessa appunto che il setup sia favorevole. Quindi quella è la diversificazione tra investitore e trader. Se siete entrambe le cose, imparate a ragionare in maniera duplice. È difficile, lo so, perché io faccio così, però ci si abitua, e anzi si riesce a tenere a bada anche la scimmia speculatrice che è in noi facendo così. Vi dicevo, attenzione al falso break nel caso di, appunto, rottura. L'altro scenario è lo scenario bearish, ovvero la continuazione ribassista, la rottura a ribasso di questo
questo pool di domanda che al momento si trova, è un po' frammentato in giro, ve l'ho detto. Comunque la rottura, lo storno in sostanza, non c'è un livello esatto, è lo storno. L'innesco potrebbe essere dato da un engulfing bearish, quindi un altro follow up di offerta che sovrasta quello di domanda di oggi in volume e in ampiezza, quindi magari che assorbe addirittura questo livello, ovvero 13.080 e 50, insomma è indifferente il prezzo esatto, ma che assorba questa candela qua, che è l'origine un po' dell'ultima leg up che ci ha portato fuori dal clusterino di prezzo. Per clusterino di prezzo, ve l'ho detto, intendo questo rettangolino che in cui abbiamo lateralizzato qualche giorno, che va circa dai 12.008 ai 13.250, ok? Quindi quello altererebbe un po' questo equilibrio. Un follow up di offerta con tutta probabilità avrebbe come target l'area che va tra 11.700 e 12.500, quella di cui abbiamo che abbiamo visto prima, questa qua. Arrivare in questa area significa incontrare della gran domanda, mi aspetto quantomeno, quindi ci potrebbe stare lì sì il setup long, sotto ipotesi di storno in un macro bullish, che lo è, con volontà poi di continuazione rialzista. Uno storno non è così male, anzi spesso è una bella cosa. Questo potrebbe posizionare lo stop loss all'invalidazione, ovvero la perdita dell'origine dell'impulso di breakout, che è esattamente posizionata in zona 11.200 alla base di questo clusterino qui, ok? Perché da qua è originato questo impulso, l'impulso di breakout da questi massimi. Se il setup si basa sul retest dei massimi stessi, andare a mettere lo stop loss sotto all'origine dell'impulso che li ha rotti è di solito un bel setup. Parlo sempre di dati statistici, ok? Quindi questo potrebbe essere un setup long. Qualora il dump fosse particolarmente violento, del tipo un candelone rosso che mi arriva fin qua o anche fin qua, per dire, quindi un engulfing bearish che chiude così, ok? Allora magari uno dice, aspetta un attimo, va, magari entrare subito sparso su tutta quest'area potrebbe non convenirmi, e allora potrei voler escludere ad esempio l'area alta o l'area intermedia e magari concentrarmi di più in basso per massimizzare il rapporto rischio-rendimento. Quello va a gusti, ok? Dipende un po' da come ci si vuole esporre. Però questo è tutto in realtà, perché lo scenario bullish prevede una continuazione rialzista, quindi l'operatività è meglio aspettare la fine della turbolenza, che ce ne sarebbe parecchia, altrimenti c'è la possibilità di lateralità ancora, oppure di appunto creare un range qua dentro, e allora l'operatività diventa ranging, che non è molto diversa da quella che è, perché entrare ad esempio su quest'area qua in alto, 12.300, 12.500, significa anche andare a pescare da un eventuale falso break dal range che si sta formando. È un'operatività che, se ci guardate, è molto frequente, ok? Se si forma un range così, e spesso accade che magari lo rompe a ribasso e poi ci rientra dentro, quindi questi tipi di falsi breakdown nei range sono frequentissimi, perché più un movimento lateralizza più i falsi movimenti sono di uscita sono frequenti. Quindi questo è un po' quanto su Bitcoin, oserei dire. Stiamo a vedere un po' come si comporta. Ovviamente il macro è estremamente bullish, guardate le candele mensili, sono una roba atroce, atrocemente bullish. Ve l'ho detto, cioè l'avevamo vista su Bitstamp, BTC USD, qua, è una bomba atomica il monthly, perché il mensile, perché abbiamo, guardate, i cicli, che non mi ha neanche salvato quello che avevo fatto, allora rifacciamolo che così me lo salva, tac. I cicli che sono rialzo ribasso, sono temporizzati da queste linee verdi che ho aggiunto, ok? E l'ultimo ciclo rialzista, che inizia ad aprile, dopo il mega dump di marzo, che ha pescato da questo clusterino storico, guardate qui è pazzesco come hanno funzionato bene i livelli chiave, ha pescato e ha richiuso esattamente sopra ai 6.350, che era quest'altro supporto storico, guardate. Poi c'è stato un engulfing bullish, un'altra continuazione rialzista, una candela dubbia che ha generato un pool di offerta qua,
Pool di offerta assorbito a luglio, pool di offerta che una volta assorbito è diventato di domanda perché è stato ritestato a settembre, un mese fa, e poi babam, follow up di domanda che si dirige dritto dritto a 13.009, l'ultima resistenza che abbiamo, guarda caso, appena sfiorato. Quindi immaginatevi se per caso la resistenza, scusate, la candela di ottobre, che tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, i 13.008 non è solo il top di giugno 2019, ma è anche il top inteso come chiusura del 2017. Cioè significa che se per disgrazia la candela di ottobre va a chiudere qua, 15.000, siamo in all time high. Cioè realizziamo questa cosa sul mensile. E vi sembra una cosa da poco? A me no, a me gasa, sono gasato, ok, basta. Non voglio fare il permabull che poi altero gli animi e altero gli equilibri, non voglio indurre a fare cose affrettate, ma concretizziamo questo, è pazzesco sto grafico. Ritorniamo a noi e andiamo avanti con le altcoins, dalle quali sono fuori del tutto. Guardate, BNB ha fatto una continuazione ribassista, da qua, tac, ritorna giù. Prossimo supporto utile 0.002024207, quest'area qua. Stiamo a vedere la posizione in holding, attenzione, è sempre lì ed è unhedged, quindi non ho lo short di copertura. La posizione speculativa l'ho chiusa perché ve l'ho detto, insomma, l'avevo aperta qua, si basava su un setup preciso. Ho visto dei segni di questo pool di offerta, doppio top, rottura ribassista, perdita addirittura di questa zona 0.0024. vado veloce perché l'abbiamo già detto tante volte e ho detto esco, ciao, ci rivediamo in futuro, chiudiamo. Lo stesso vale per Ether, ok, che ha visto un, io ho chiuso qua più o meno, poi sì, ha dato un'altra testata 0.0318, questo livello chiave, ma poi ha fatto un altro lower low. Attenzione a Ether perché sta per atterrare su un supporto chiave che dovrebbe essere 0.028 e dintorni, quindi occhi puntati esattamente lì per vedere se c'è una reazione di domanda. In tal caso potrebbe essere interessante usufruirne. Questo è quanto sulle mie posizioni ed exposizioni. Le altre altcoin sanguinano veramente tanto, mamma mia. Yearn Finance che si sta scavando la tomba, Cava sta sanguinando da tutte le parti del corpo. Ma le altcoins è inutile, ve l'avevo detto, sono salite troppo e adesso stanno pagando il prezzo di questo pump. La dominance, di cui molti di voi mi avevano chiesto, infatti l'altro giorno ho fatto un post su Telegram un po' provocatorio che vi faccio leggere anche qui perché era forse un po' divertente. Analizzando proprio la dominance, dov'è che era? Dunque, sono troppo indietro. Era un post interessante perché parlava, eccolo qua, la dominance, vedete, questo era il grafico di qualche giorno fa, che è in uptrend continuo, adesso lo andiamo a rivedere, ma è esattamente uguale a questo. E in sostanza tutte le medie sono incrociate a rialzo, il trend è in rialzo, aggiungo che ha fatto un costrutto di bottom abbastanza violento, violato a rialzo anch'esso, eccetera eccetera. E quindi per me era segnale di non esposizione in altcoins, infatti sono uscito, ero uscito già da un po'. E di conseguenza occhio a non fare dei buy the dip a caso, perché si sente spesso, no, che l'altcoin scende, boh, comprare, buy the dip, però il dip potrebbe seguirne un altro, e così via, e poi uno impazzisce perché è completamente wrecked, cosa da non fare, ok? Quindi niente, questo per dire che la dominance è completamente bullish al momento. Cioè ha fatto questo costrutto di bottom, l'ha violato a rialzo, le medie mobili sono incrociate a rialzo, quindi io non sto cercando dei setup long sulle altcoins. Questo è quanto. Molto molto semplice. Bene, a voi la parola, a voi le domande. Send, come lo vedi? A breve ci sarà un'altra vendita di Land. Ne parleremo di questa cosa perché è molto interessante e quindi io lo sto seguendo. Io, sapete, non investo, non ci ho investito perché è un token neonato e tutto quanto, però la Land l'avevo presa così per curiosità. Qualcosa c'ho in Land. Ne parleremo, ci aggiorniamo. Vi avevo promesso aggiornamenti su Sandbox, quindi li faremo. Dove... c'è, fammi grafico di Uniswap, per
favore, molto volentieri. Allora, UniBTC, UniBTC, eccolo. Tra l'altro, mamma mia, agghiacciante. Non so se avete lo sapete, me l'aveva, ringrazio gli amici di Discord che l'hanno visto. Ci sono su TradingView, sono stati aggiunti i grafici di Uniswap, che ne so, non me ne viene in mente neanche uno adesso, mannaggia. Vabbè, se cercate le coin le cui copie sono su Uniswap, le trovate graficate anche su TradingView, per dirlo. UniBTC è un grafico che fa venire i brividi, è in continuo downtrend, niente da dire, nessun long in vista, c'era quest'area di supporto che era sull'intraday, se vi ricordate, l'avevamo vista qua, che però è stata, sì, ha clusterizzato un po' il prezzo ma non l'ha fermato, agghiacciante, via, va de retro, molto brutto. Io seguo delle strategie che mi fanno dire di non essere wrecked, ma non riesco a non essere wrecked sulle shitcoins, ed effettivamente al momento è così, è così. Le altcoin sono abbastanza ghiaccianti, purtroppo, purtroppo. E allora, hai ref per Ledger? Assolutamente sì, perché lo trovate, perché io ho il Ledger, insomma, mi trovo bene, lo consiglio come hardware, lo trovate sotto i miei video, nei miei video, nella sezione ref link del gruppo Discord dove l'ho creata apposta, eccetera eccetera. Vedi il grafico dell'oro? Volentieri, volentieri, andiamolo a vedere il grafico dell'oro, opla. Allora, ecco, l'oro sembra in fase di leggero storno, però visto quello che sta per accadere non escludo il fatto che si potrebbe riprendere a breve, insomma, viste le elezioni americane, il clima un po' di incertezza, l'oro di solito è un safe haven. Tuttavia, quello che sta combinando al momento è fare lower lows e lower highs in una sorta di sanguinamento lento a blocchi, vedete, blocco 1, blocco 2. L'ideale sarebbe vedere, lato trading dico, il reclaim di uno dei blocchi precedenti, quindi se vogliamo fare ad esempio l'ultimo, fare una cosa di questo tipo, tac, questo il reclaim di 1926, all'incirca, sarebbe un primo setup long, perché questo diventerebbe un costrutto di bottom, un range di bottom violato in un quadro macro che è estremamente bullish per l'oro. Quindi lato trading è un po' questa la mia visione, insomma. Band, andiamo a vedere band. Molti pensano che l'oro sia in bolla, io non credo in questo contesto, anch'io non credo che sia in bolla per niente, anche perché non è un grafico da bolla, non è troppo parabolico, ha ritracciato, ha avuto i suoi movimenti, ma poi appunto c'è un senso per questa domanda, poi ha lateralizzato per anni, è solo in uptrend, non è in bolla, no, sono d'accordo con te. Dicevamo band, che è un altro grafico raccapricciante. Già, esatto, continua a rompere, a perdere supporti e a dar testate alle resistenze, quindi il prossimo in arrivo è 27.000 sat circa, questo clusterino qua che possiamo estendere ancora un po', opla. Questo è quanto. Un'ora e un quarto, ragazzi, io vi saluterei perché ci siamo, puoi analizzare Stellar, l'ultimo, poi vi saluto. Allora, andiamolo a vedere, Stellar raccapricciando anche lui, è in un range di bottom da tantissimo tempo, da tempo immemore, guardate che roba, downtrend gigante, range di bottom qua sotto, e no, per me assolutamente no. Non mi piace, volumi bassi, non dice niente Stellar. Vi dicevo, amici, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, vi ringrazio veramente di aver partecipato, di aver fatto domande, di aver chiesto analisi, di tutta la vostra partecipazione, per l'appunto vi rimando al prossimo appuntamento live che è martedì prossimo,
e stavolta sarà un live diverso, in contesto diverso, perché sarò già libero, avrò iniziato questa nuova vita. Auguri per domani, attento ai gavettoni. Esatto, ho paura, una paura dannata per domani, mamma mia cosa mi faranno. Sono come un po' come le feste di laurea, no? Quando ti avvolgono nel cellophane, no? Ti fanno fare cose imbarazzanti. Domani sarà così. Un brindisi alla tua salute per l'ultimo giorno di lavoro e per la nuova avventura. Poi ragazzi, con una community che mi gasa così tanto, non ho paura di niente, ve lo giuro. Di nuovo vi ringrazio, vi ricordo la promo BlockFi che termina tra poco. Se volete la carta di crypto.com, usate il mio referral link se non l'avete ancora fatto, e anche quella termina tra poco. Tra poco carichiamo la differita e basta. Ci vediamo martedì. Domani non credo che ci vedremo né che caricherò un video. Per sta settimana saranno tre, ma poi dalla prossima arriva una raffica di novità. State pronti, state sul pezzo, perché si inizia a fare sul serio. Che dire. Buona serata, grazie di nuovo per avermi seguito, avermi sopportato, e alla prossima.